Ma è abbastanza lapalissiano che siamo stati in partita due quarti facendo anche abbastanza bene quello che avevamo previsto di fare e poi nel terzo quarto siamo un po' crollati di schianto di fronte alla loro tanta aggressività, energia e pur partendo bene, costringendoli a tre errori in fila. E facendo anche un paio di canestri dall'altra parte ci siamo dimenticati un paio di palloni vaganti dai quali loro hanno recuperato due canestri importanti e da lì siamo un po' implosi e poi ci siamo rimessi a giocare solo verso la fine perché in quel frangente, in quei 10-15 minuti anche in attacco abbiamo fermato troppo la palla e agevolato la già ottima difesa di Verona, quindi la partita è tutta lì nei primi minuti del terzo quarto. Domande? Senti, se domenica scorsa proprio la mia energia ha fatto differenza in positivo, oggi l'ha fatto in negativo, perché mi sembra che è proprio venuta bene quasi all'improvviso. Sì, secondo me è sempre un discorso, quando parlo di energia parlo quasi sempre di energia mentale, perché alla fine a livello fisico non abbiamo pagato dazio se non come struttura rispetto a Verona. La differenza l'ha fatta l'energia mentale, cioè quando dovevamo tuffarci su un pallone, recuperare un pallone vagante, rimanere a contatto sul meno 3 all'inizio del terzo quarto, invece lì li abbiamo fatti scappare e Verona, da ottima squadra qual è, non si è lasciata dietro l'occasione. Senti, sbaglio rispetto alle tue abitudini nel terzo quarto, quando insomma Verona ha fatto il parziale, non c'è neanche andato troppo a cercare di cambiare quei cambi, cioè di cambiare un po' la partita con i cambi, Ti sbaglio. direi che non me lo ricordo, sono molto onesto, dovrei prima riguardarla. Ho provato a fermare un po' l'inerzia subito con un timeout. Non ricordo la gestione dei cambi. Tanto ci rivediamo martedì, te lo dico martedì. Sì. No, cioè il messaggio sembrava più quello, proprio una questione di energia. Sì, no, no, quello sicuramente, quello sicuramente, quello sicuramente.